Bene, convegno nazionale NP a Roma, siamo con Mario Rusconi, presidente NP Roma. Chiedo a Rusconi un parere su questa vicenda dei ragazzi aggressivi che si stanno mostrando con numeri sempre maggiori, e c'è stata una dichiarazione da parte del ministro Valditara a proposito della possibilità di portare ai lavori socialmente utili i ragazzi che mostrino particolare violenza nei confronti dei docenti. Cosa ne pensate? Ma veramente da anni già la scuola, nello statuto degli studenti che ha più di 20 anni, è stato poi rivisitato nel 2007-2008, prevede che si possano, diciamo così, attuare misure di questo tipo. Naturalmente devono essere sempre misure rieducative, mai crudeli, mai cattive, diciamo. E io posso portare molti esempi, ragazzi che per esempio avevano sfondato una porta, che la porta dovevano portarla poi a riparare dal falegname, oppure ragazzi che avevano commesso degli atti piuttosto aggressivi nei riguardi di altri, che per 15 giorni abbiamo mandato alla Caritas a servire il pranzo ai poveri. Cioè le misure, diciamo, riabilitative, chiamiamole così, devono essere anzitutto stabilite nello statuto degli studenti di ogni scuola, ma devono avere sempre un significato educativo. Quindi non siamo contrari ideologicamente. Ho sentito dei giudizi su quello che ha detto il ministro di natura ideologico-politica, cosa che non ci caratterizza. Noi diamo dei giudizi di tipo professionale, andiamo a vedere l'efficacia o meno di certi provvedimenti. Quindi già di fatto esiste la possibilità di applicare queste sanzioni particolarmente importanti? Ma esiste da più di 20 anni, e poi il bello dell'autonomia è che è, diciamo, declinata dalle singole scuole, cioè la singola scuola che conosce l'ambiente, conosce gli studenti, conosce le famiglie, che utilizza o meno, diciamo, dei provvedimenti di questo tipo. Quindi nulla di nuovo, mi sembra che in qualche caso ci sia stata un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua. Con Rusconi abbiamo commentato per Tecnica della Scuola il caso del docente di Pontedera che ha avuto una reazione scomposta, diciamo così, nei confronti di un alunno. E di queste ore praticamente la notizia dell'avviso di garanzia, comunque di un procedimento che è stato avviato, poi non sappiamo se si procederà attraverso un processo, comunque nei confronti di questo docente. Un commento? Ma chiaramente i docenti devono avere una grande capacità, diciamo, di autocontrollo e ricorrere sempre a misure che siano proporzionate a quello che sta succedendo. Però devo anche dire che i docenti molto spesso sono stati lasciati un po' a se stessi. Per esempio nelle scuole noi chiediamo da anni che ci sia un servizio, diciamo, psicopedagogico, come era fino a circa 20 anni fa, e poi per una manovra insensata di un governo dell'epoca fu eliminato. È necessario che ci sia lo psicologo della scuola, che naturalmente dia consigli, suggerimenti non solo ai docenti, anche agli studenti e direi anche ai genitori. Poi gli insegnanti è chiaro che devono essere formati, ma devono sentire, diciamo, che il ministero, che la comunità sta dalla parte loro, in maniera tale che possano essere sempre più responsabili. E a proposito di sanzioni invece disciplinari nei confronti degli insegnanti, c'è una proposta dell'ARAN che prevede un inasprimento e maggiori possibilità appunto di sanzionare gli insegnanti anche da parte degli stessi dirigenti. Voi ovviamente su questo aspetto siete d'accordo? Sì, siamo d'accordo, anche se non è che, diciamo, le sanzioni che dovranno essere irrogate agli insegnanti siano poi così frequenti, perché per fortuna diciamo, questi episodi eclatanti finiscono naturalmente nell'occhio del ciclone, sui media, la televisione, sui social, ma non sono così diffusi. Teniamo conto che appunto fa più effetto una foresta che cade di un albero che cresce, insomma. Però, ripeto, la cifra distintiva della scuola italiana non è una scuola, da parte degli insegnanti, dei presidi, del personale, non è una scuola aggressiva, una scuola cattiva, è una scuola che cerca di capire. Poi ci sono degli atti naturalmente che vanno sanzionati e condannati, ma non pensiamo che questa sia la cifra distintiva della scuola italiana. Un'ultimissima: nelle scuole dopo il Covid molti studenti, una parte maggiore di studenti
a ravvisa insofferenza, anche diciamo c'è stato un arretramento sulla scolarizzazione. Cosa si può fare anche per rinquadrare la situazione e creare un clima più consono a un ambiente didattico? Beh, le misure che dovrebbero essere prese sono misure di largo respiro. Noi diciamo che la scuola dovrebbe essere aperta dalla mattina alla sera, di pomeriggio dovrebbe prevedere una serie di attività che faranno parte di quella cultura underground che non viene presa in considerazione: cinema, teatro, musica, danza, grafica, cioè tutto un apparato che dalla scuola italiana è per lo più stato espunto, non c'è quasi mai stato. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati e di essere naturalmente inseriti in un dialogo scolastico che preveda che non stiano poi tutto il pomeriggio diciamo così fuori un po' a bighellonare, con i rischi che questo può comportare, soprattutto nelle grandi città. Bene, ringraziamo Mario Rusconi, presidente NP Roma. Grazie a tutti voi.